Oggi ci si interroga su quale futuro attende la riserva naturale Punta Bianca. Partiamo da un principio: il futuro che attende la riserva naturale è un futuro di tutela, ok? Fughiamo ogni dubbio da ogni possibile tentativo di ognuno dire la propria. No, il futuro di Punta Bianca è un futuro di tutela di quest'area. Dopo, dal 96 siamo al 2022, sono passati 26 anni dure battaglie fino appunto all'istituzione. Ci sarà un passaggio successivo nei prossimi mesi, speriamo prima possibile, per l'affidamento in gestione, ma questa è ben poca cosa rispetto appunto all'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca. Il nostro compito, ma penso che sarà il compito poi di tutti i cittadini, cercare di tutelare un posto veramente magico per la nostra provincia, un posto che sì, sarà a disposizione del turista, che la potrà godere dal mare, la potrà godere da terra, rispettando i limiti della tutela. Quali sono le novità che potrebbero emergere da questo incontro? Ma noi auspichiamo che dopo 26 anni, dopo l'inserimento tra le riserve da istituire, venga qui l'onorevole Savarino e ci dia qualche informazione maggiori. È necessario che dopo l'istituzione di questa riserva venga ufficialmente inserita nel piano e che venga scelta l'ente gestore che possa permettere di realizzare un piano di gestione. È fondamentale un piano di gestione, perché almeno con il piano di gestione si può sapere ciò che è consentito e ciò che non è consentito, e quindi avviare finalmente l'istituzione definitiva di questa riserva, che già ha avuto un grande successo. Negli scorsi giorni sono venuti delle importanti ditte che hanno fatto dei loro shooting fotografici, e anche venuta linea verde, e quindi già sta sorgendo a riserva nazionale importante. Aspettiamo e auspichiamo questo ulteriore passaggio per poter definire definitivamente la riserva. Parteciperà qualcuno dell'esercito? Noi abbiamo invitato il generale Scardino, perché è necessaria la presenza dell'esercito, perché l'esercito, anche se non fa parte l'area di Drasi, non fa parte della riserva naturale di Punta Bianca, e ne è assolutamente contigua e limitrofa. Il generale Scardino ci ha fatto sapere attraverso il sindaco che non interverrà, e magari speriamo di incontrarlo un'ulteriore volta. Loro intendono riprendere le esercitazioni e noi intendiamo bloccare queste esercitazioni. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, lo abbiamo fatto quest'anno facendo il sit-in, e siamo pronti a rifarne un altro sit-in tutti i giorni che loro vorranno venire. Non è possibile che una riserva possa avere accanto delle esercitazioni militari molto molto pesanti. Il Presidente della Regione deve trovare loro un terreno alternativo per esercitarsi, certamente non possono continuare a farlo a Punta Bianca. Bisogna, concordando in maniera concordata e con l'esercito, ma anche con il governo regionale e anche nazionale, eventualmente trovare un'alternativa che richiederà i suoi tempi. Penso che le due cose per ora debbano purtroppo coesistere, ma nel rispetto l'uno dell'altro. Intanto prendiamo atto di un lavoro lungo che si è concluso di recente, anzi veramente manca l'ultimo passaggio, perché c'è il parere del CPR che verrà dato a breve, perché si è dovuto ricostituire questa commissione, quindi insomma anche questo tassello è stato fatto. Siamo riusciti in un importante risultato, che è quello di istituire questa riserva. Era da non so quanti decenni che si tentava di realizzare questo importante obiettivo, che ora è stato per fortuna raggiunto con un lavoro serio, costante, delle associazioni, mia, del governo passato,
E adesso continuiamo, appena depositato un disegno di legge che si occupa proprio di parchi e riserve, perché è una materia che va riformata. Noi non dobbiamo limitarci alla fase della tutela vera e propria, ma dobbiamo anche pensare alla valorizzazione dei beni che andiamo a conservare e a tutelare. Quindi parchi e riserve devono essere potenziati utilizzando i fondi europei, preservando il lavoro dei tanti volontari che in questi anni si sono prestati nei vari parchi e nelle varie riserve, ma cercando di guardare anche al futuro, perché questi beni naturali vanno sì tutelati, ma vanno anche fruiti, vanno anche valorizzati, vanno anche messi a disposizione dei tanti turisti, dei tanti cittadini che hanno voglia di vivere queste bellezze naturali, ovviamente con il rispetto che gli è dovuto.